cerca e rimbalzano. Vabbè, ma è fortissima. No, c'era un proiettile che... E baffa il tutto. Mi serve un attimo. Prima o poi la... cosa cade? Ok. Il tavolo si distrugge, no, cade. Niente di piedi qua. Negozio, la chiavina c'è, mi servono ancora 5 monete però. Vedi qua comunque c'è una chest. Allora, stanza e poi chest. Quella chest livello A, subito. Cuore di ghiaccio, cuore di ghiaccio. Mi dà uno di vita e quando prendo danno rilascia dei proiettili in tutta la stanza. Ci potrebbe essere una stanza segreta lì? No? No, qui c'è una di vita un po'. La spagna non può essere coperta, la stanza segreta. Uno. Poi. Ho dimenticato cosa dovevo fare. Un attimo solo. Ciao Artyom, ciao! Anche oggi, come la volta scorsa su Dexter, mi sa... Oh, chest, sarà una cosa intima fra le due, perché non c'è nessun altro. Ok, niente mimic. Chest che non mi interessa. Dimmi come sono gli audio, perché io ho provato a sentirmi da solo, ma non è che sia proprio facile, perché devo comunque o parlo sto zitto o si sente anche la live. Ci ho provato. Ah, bene, ok, perfetto. No, nemico, nemico, nemico. Ah no, bene, forse non era l'audio. Giù dovrebbe essere la strada per la chest. Sei leggermente più basso del gioco. Addirittura? Allora aspetta, faccio così. Ho abbassato un pochino il gioco. Io non mi posso alzare più di così. Magari parlo un po' più alto io. Sono le cuffie nuove, devo ancora capire bene come regolare il volume. O almeno il volume al massimo. E il resto che è alto. Cuore. E la chest di qua. Ok, una B che non mi dispiace. Andiamo a comprarci la chiave. Per ora ho trovato il cuore di ghiaccio che mi ha dato più uno di vita. Una chest A. Che in realtà. Ok, adesso va bene. In realtà fa schifo il cuore di ghiaccio dalla chest A, perché gli oggetti cuore, che sono 5 o 4 o 5, sono di rarità C, B e A. Quindi la cosa migliore è trovarli da una C. Ecco, questo è uno shop e io ho venduto tutto. È ovvio, no? Che dava il Brick of Chest. Se becco una chiave, lo compro. Il Brick of Chest praticamente mi rivela dove sono le stanze segrete. Quanto tempo di ricarica hai? Ora. Allora, l'idea sarebbe di non prendere danno. No. Vedete l'arma? Quell'idea? Ok, no. Posso? Quanta roba! E che palle questo attacco. Volevo stare attento allo schifetto sopra. Non più le volte che prendo danno per lui, tra poco che di questo boss. Ok, non ho preso danno. Non so se l'ho mai detto in live. Se non prendo danno contro un boss, mi danno il Master Round, che mi dà più una vita. E mi ha toccato addirittura due chiavi. Due. Non poteva andare meglio. Perché compro
Creek of Cash, Cash, che mi fa vedere dove è la stanza segreta, che però non ho blank per andare a vedere. Il Mimic lo prendo. No, in realtà la tengo. L'altra chiave la tengo, fa comodo. Ora devo andare a vedere. Nelle varie stanze ci sarà tipo un tizio che mi indica dov'è la stanza segreta, un mattoncino. Ora stava per partire un urto fortissimo. Aspetta, controllo che non sia qua. No. Tra l'altro ho visto prima che questo gioco è stato, no, abbandonato, comunque è finito lo sviluppo, e io non sapevo cosa stessero sviluppando. Hanno sviluppato un cabinato di quelli con la pistola, dove te praticamente giochi in prima persona Enter the Gungeon, che deve essere una figata assurda. Dov'è? No? Ah, eccola qua. E questo tizio che mi dice della stanza stretta. Sì, se giustamente non sono andato a comprare il blank. Non lo vendo. Niente, non andiamo a scoprire la stanza segreta, allora andiamo direttamente al boss. Potevo risparmiare un bel po' di tempo. Comunque l'idea per questa run, mentre l'altra volta vi ho portato il ratto e ho ucciso il ratto, l'ho battuto, questa vorrei battere il passato, no il passato, il Lich King con il paradosso. No, ok. Ah, c'è un minuto qua. Ah, e poi no, poi c'ho questa. Me lo dimentico sempre. I miei tavoli sparano. Proiettili che rimbalzano e sono a ricerca, quindi nel senso. Un po' OP, basta. Perché hai sparato dritto? Dovresti sparare storto, te. Uno. Due. E lui. Sono quasi saltato dentro un proiettile. Quest'arma mi fa di uno schifo. Scusami! Cosa è successo lì? Ho visto tipo 1000 esplosioni in un posto. Oh, c'è un nemico qua. L'Iron Maiden. Forse uno dei nemici veramente più complicati del gioco. Meno male c'è scusa la TNT addosso. No, il ragno! Mori. No, se n'è andato. Mi servirebbe del fuoco, perché è leggermente rotta la faccenda dei tavoli. Sì, è l'oggetto con cui sono partito. La Colt e la pistola, che vabbè fa schifo. Perché non fa tutti sti danni, spara veloce e fine. Non volevo cadere nell'ascensore. Oh, no, non ho bisogno di riprendere la TV. L'ho già sbloccato il robot. Prendendo la TV nella tromba dell'ascensore e portandola alla forgia, che è il negozio. Se mi balza. Morto. Mai arma fa più schifo. Fece più schifo. Ah. Oh, è morto però. Ma perché un cuore? Vabbè. Non ero più di tanto. Che nemici del ca... Uno è morto. Ora manca l'altro. Ha anche sparato la cosa. Dai. No, dov'è? Oh, attenzione, c'è Winchester. Il mio minigioco preferito. Prima no. Prima voglio trovare gli oggetti, perché ci sono degli oggetti che ti aiutano con Winchester. Cioè, letteralmente il jetpack che ti fa volare in giro, quindi puoi andare a prendere le cose di Winchester ovunque, a farle esplodere da accanto. Meno male questi, se rotoli non prendi danno da contatto. Quello
mi avrebbe fatto danno. Di qua munizioni, grazie, però no, continuo a usare la pistoletta perché mi serve. Qui si può vedere l'intelligenza dei proiettili. Ecco appunto. Che si vanno a suicidare. Che cazzo sto andando? No. Sto pensando se forse mi conviene andare allo shop, però. No, ormai sono alla chest. No. Vai. Ma dai, ancora più. No, il sole no. È uno dei nemici più inutili. La versione utile di un nemico inutile, che comunque è una versione inutile. No. Non sei un minimo, perché se ne sentiamo. Il Pulse Rifle! Sì, è una referenza a Half-Life. È l'arma di Half-Life. Questa qua. Poi andiamo qui, dammi la chiave perché mi serve. C'è il cane. Questo è il cane, no? Sì. Però non ho i soldi per il cane e per Winchester. Preferisco Winchester, fra due. Non volevo usare questo. Anzi no, in realtà sì, ormai ho il Pulse Rifle per il boss. Non li avevo visti. E dire che lo so, ormai li so anche quasi tutti. Ah, guarda cosa c'è qua. I pattern degli spawn delle stanze, quindi è raro che mi prendano alla sorpresa. È veramente OP, è comunque il. L'ho sparato quando sono a ricerca. Il tavolo shotgun è imbarazzante comunque. E tra l'altro non. È la prima volta che prendo l'oggetto. Un oggetto a duct tape. Duct tape. Ok. Ci sono altre stanze. Allora, il duct tape mi permette di attaccare due armi. Il problema è che ora come ora non ho due armi che si combinino insieme bene. Non posso attaccare l'arma iniziale, ovviamente. Poi, se non sbaglio, combinano il i colpi, cioè le munizioni, gli spari. Durato molto quel nemico. E no, poi non ricordo altro. Forse il danno, ma non. Ah, Purple Ghost mi ha chiamato perché sono. Allora, devo rompere quello in mezzo. Sperare. No. Quello no. Qui ho fatto una capolata io nel timing. Comunque, va bene. Sunglasses aumentano la coolness di uno, quindi più drop rate e rallentano il tempo durante le esplosioni. Ormai gli oggetti li so più o meno tutti a memoria. Mi servono 3 monete per il cane a sto punto. Il cane, a parte avere delle sinergie fortissime. No, è il lupo che ha delle sinergie fortissime. Il cane è lo starter della cacciatrice. Ti può comunque trovare degli oggettini interessanti. Il danno è sempre per accetto. Ok. Dov'è? Mi ero un attimo perso. Ok. Li one shot. Quello non l'avevo one shotato perché era. Ah, ce n'era un altro. Quanti ne sono spawnati? Vabbè, è vero che non è quasi più. Devo riprendere danno. Quanto mi devi stare attaccata? Vabbè, sei morta. Arma inutile. Però quest'arma la uso per farvi vedere il tactic. Attaccandola a questa. Ora, come vedete, ho due. Il doppio delle munizioni, perché avevano lo stesso caricatore. No, era 200-400. Comunque, due caricatori con le stesse munizioni. Questa è andata abbastanza bene. Stessi colpi per caricatore e sparano insieme. No, non è vero, non sono lo stesso colpo, perché questo ne spara due. Cavolo.
Quindi vuol dire che ricaricherò spesso. Il duct tape in generale però ti può creare delle combo fortissime. Per questo è un oggetto di tipo A. Se hai un'arma... L'esempio più facile è: hai un'arma forte con poche munizioni, ci attacchi un'arma magari debole, però che ne ha un sacco, e hai risolto. Ora qui il problema principale è che i proiettili vanno dove vogliono loro. Che non... No! Perché queste vanno... Mi è arrivata una notifica. Ah, aiuto, aspetta. Sì, vabbè, pure l'attacco super... Vabbè. A parte che è tutto un altro. Ah no, gli hai proprio... Cosa hai? Ma hai menzionato in una storia? Bravo, grazie. Grazie, Artyom. Non mi ricordo cosa faccia. Questo... Una merda! Ma porca... Non l'avevo vista. No? Oh, va bene. Ah, alla fine prima non l'ho preso il cane, ho realizzato ora. I soldi che ce l'avessi. No, qui spawna lui. Non posso più sparare a un certo punto. Perché non hanno i stessi proiettili. Appena si esaurisce il coso mi faceva ricaricare. È ucciso quello vero. Quel gatto lì si sdoppia. Aiuto, ok. E crea una, appunto, una copia. La copia è quella che ti spara. E poi in realtà in giro per la mappa c'è uno più o meno invisibile con gli stessi, più o meno gli stessi effetti particellari del paradosso. Che in realtà è lui che devi uccidere. Se uccidi la copia non la respawna dopo un po'. Bravissimo, che ti metti in trappola per i miei proiettili. Altri. Sì, stanno spawnando delle stanze un po' del cazzo. Sì, tantissimo. A me i sunglasses danno noia in realtà. Cioè sono buoni perché comunque aumentano la coolness di 2, se non sbaglio, addirittura. Però il rallentare il tempo ti fa perdere il ritmo tantissimo a volte. Per dire, c'è un oggetto S, che alcuni dicono sia uno degli oggetti più forti, che è gli occhiali. No, gli occhiali. Il cronometro di Super 8, che ha lo stesso effetto del gioco di Super 8. Quando te non ti muovi, il tempo è fermo. Tecnicamente puoi usarlo per prendere il tempo delle schivate e tutto, però ti proprio interrompe il ritmo. Se te giochi velocemente, il momento in cui te lasci i tasti, non muovi nulla, il gioco si ferma. Anche, no, non se lasci i tasti, se non ti muovi, perché se spari comunque il gioco è fermo. No, voglio dire, se spari il gioco rimane fermo. È il movimento. Se te non ti muovi... Ok, cosa segreta? Altro riferimento a un altro... No, gioco qui, a un altro film. A un film. Ed è Star Wars. Questo è il... Il blaster dell'impero. Il... L'Hegemony Rifle sarebbe... Boh, non me lo ricordo. Però è un... Riferimento ai fucili... Devo andare ovviamente anche su ai fucili dell'impero che hanno una mira orribile, infatti ha uno spray abbastanza assurdo. Questa arma qua. Guardo tutte le cose. Non so bene cosa sia successo, là gli ho sparato. Passano attraverso i colpi. Ah no, è vero, ho preso l'oggettino di Ghost. I proiettili Ghost. No, ma non voglio andare dal... Anche perché non ho la chiave qui. Soldi. Non ho la chiave del ratto. Te sei perfetto. Soldi in cambio di vita, che non è un problema. Abbiamo 6 cuori. Ce ne perdiamo 2 cuori interi e poi siamo a posto per un bel po'.
diciamo un centinaio, 102 monete. E non è vero, sono di più, però vabbè. È 28, non... No, 102 non è divisibile per 4, quindi è niente. Ho proprio sbagliato gli effetti. No. Che bello, bello. Que ci sono quei barili con i cosi di metallo dentro che effettivamente quando li distruggi poi senti ogni cosino di metallo che cade. Sono piccoli dettagli che io adoro nei giochi. La piattaforma è là. Aiuto. Tutto il rumorino. È un rumore molto carino. Ah, giusto, se non ho la chiave. Io apro ben poco. A sto punto che stanze mancano? Oh. No, non dovrebbe mancare nulla in realtà. Sono tutti nemici. È imbarazzante provare a colpire qualcuno con questo, con quest'arma. Oh, no. Allora di qua e di qua. Andate abbastanza distrutto in quegli altri. Ah, ok, sono tornato all'inizio. Compriamo la chiave che c'era. Quasi quasi lo comprerei l'arma. Vediamo cosa mi dà qua. Ok. Full Metal Jacket praticamente mi usa i blank prima, in automatico prima che io prenda danno, non facendomi perdere la streak. Beh, sì, sai, i soldati dell'impero non hanno mai avuto una buona mira. Esattamente, esattamente quello su cui si basa quest'arma. No, ridammi questo. Sono messo in trappola da solo, io credo. Quello è un passaggio. No! Che spavento la mia palla! Sì. Sono passato in mezzo a dei proiettili, non so come. Aspetta, mi serve. Vedere che cosa. E l'ho ucciso, sentito il suono della sua morte. Dai, 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 dai. Anche questo si fa senza prendere danni. Su, 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 su. Ah, mi aveva colpito. Mi si è attivato il Full Metal Jacket. Quel proiettile non l'avevo visto, stavo guardando la sua vita. E appunto, comunque, anche se tecnicamente mi ha colpito, ho il proiettile. Ho finito i colpi di quest'arma, cavolo. Questo è un problema, però ora ho la Foco Wheel. Ricarico alla Gears of War. Appunto, riferimento. Ma è Cog of Will? Scusa, ho davvero letto... ho letto io male? Intanto non me lo ridice, giusto? Quindi non lo sapevo mai. Tanto è vero, posso fare anche più danni quando ricarico, ma se l'arma non colpisce mai... Ti ha colpito ma post morte... No, no, conterebbe uguale. Quello che mi ha salvato è appunto l'oggetto che mi ha in automatico usato un blank invece di farmi prendere danno. Conta uguale anche se è il post mortem, perché il post mortem dei boss è praticamente, hanno quei 5 secondi in cui finisce l'animazione che i proiettili dovrebbero sparire, però il boss conta come ancora vivo finché i proiettili non sono spariti. Oggetto abbastanza orribile. Anche perché non è l'oggetto che credevo, a quanto pare. Cosa fa? La monomica. Ah, intanto si perde il nome di questa, Cog of Battle. Cog of Will, in effetti. Ah, ok, sì, no, no, no. Oggetto comunque orribile. Se rollo nei proiettili, glieli rimando indietro. Sparami, sparami, sparami. Ecco, appunto.
fanno i loro danni, però ci sono oggetti che fanno più loro. Io sono in una posizione utile. È buono con oggetti che ti aumentano la schivata. Ci sono le scarpe che ti fanno fare la doppia schivata praticamente. Con quelle è perfetto. Però da solo è un oggetto anche abbastanza molto. Però devo morire perché sono andato a rompere scatole. Wow, come l'ho. Sì, però la precisione di quest'arma è imbarazzante. La non precisione. Mi piace come io abbia avvelenato uno scheletro. E dammi munizioni subito su questa. Tanto l'Hegemony Rifle sta finendo. A sto punto prendo. No, chi è? Ah, oh. Eh no, questo non lo so troppo. Davvero? Speravo di... un attimo, dopo che prendo danno... Devo riprendere il ritmo. Prima di sti nemici, che non so quanta vita hanno. Non ne hanno. È morto subito. Ho fatto un'altra chest l'ennesima. La mappa non mi serve. Allora, te sei bloccato, quindi probabilmente anche lì mi serve una chiave. L'ho mancato. Perché mi ha droppato uno di questi? Nemmeno sapevo potessero. Allora, te ti do la mappa. Sì, tieni, cosa mi dai? Tipo il gun. No, non so cosa faccia. È un'arma. Non me lo ricordo. Solo una chiave? Cavolo. Cosa c'ho? Qui una C. Ho due C. Quindi sarebbe interessante andare a prendere entrambe, però ho una chiave sola. Stavo, mi ero distratto, mi era arrivata una notifica sul telefono. E però mi si è spento lo schermo, io come li vedo i fumi? Ok, ci sono, ora leggo. No, è di là, stiamo andando bene. La stanza segreta c'era solo quella, vero? Sì, perché non mi segnala nulla. Allora, ora non so se prendere questo o prendere quello là. Intanto vado... ci arrivo. Oh no, io praticamente tutto rallentato, sono tutte esplosioni. Ok, infatti non so nemmeno io cosa sia successo. Sì, questa stanza ce l'ha. Ovviamente passiamo. No, 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 lui no. Appunto, lui mi frega sempre, il ladro. Quel mago evoca tre proiettili, che sono rispettivamente il mago, il ladro e il guerriero. Il guerriero è un proiettile che ti insegue, il mago è un proiettile che ti lancia proiettili, e il ladro ti si avvicina, poi si teletrasporta dietro di te e ti incula. Perché è quello che fa, infatti a me l'ha fatto bene. Ti prende da dietro, molto forte. Quale due sarebbe più brutta da aprire? Sono uguali. L'unica cosa che so, cioè la rarità è la stessa, sono entrambe di rango B. L'unica cosa che io posso so ora, che in realtà, nel senso, è abbastanza inutile saperlo. Una contiene un oggetto, l'altra contiene un'arma. Poi non so altro. Quindi sopra o sotto per me è uguale. E poi c'è questa chest qua che vado a rompere dopo, che le sparo proprio. Quindi ora la scelta è sopra o sotto. Lascio a te la scelta. Direi sopra, ok. Ci sta la stampella. I proiettili curvano leggermente verso i nemici. Con curvare leggermente intendo che curvano. Ok, ridammi. Dov'è? No, perfetto.
Ecco, questi sono i momenti che ho fatto un errore enorme. Ho fatto un erroraccio io lì e ho preso danno. Ok, mi devo ricordare che io glieli sparo attraverso. Comunque prima stavo dicendo, questi sono i momenti in cui i proiettili che passano attraverso sono utilissimi, perché a parte il danno che fanno è imbarazzante. Eccolo. Peccato aver preso solo quel dannino lì. Morto. Droppato chiavi? No, c'è una stanza segreta. Ah no, non è la stanza segreta, è il piano che feci la volta scorsa, che non vado a fare perché non mi serve a nulla farlo ora. Potrei prendere un attivo, ma no, vado a rompere quella chest. Spero mi dia una chiave, perché se te non hai chiavi, hai una probabilità che ti dia una chiave. La chest rossa, no, mi dà tanto la spazzatura. E allora vado a rompere anche questa. Ok, no, sempre spazzatura. La spazzatura. La Tommy, sì. Ho la... Che nome orribile, Tommy Gun. Non... È una Thompson quella. Tommy Gun è leggermente diversa. Comunque sì, si basano sulla stessa arma, ma la Tommy Gun è la versione italiana attribuita alla mafia. La Thompson è effettivamente l'arma della seconda guerra mondiale. Se non l'ho detto male, è seconda... Ho giocato abbastanza Call of Duty per essere imparato le armi. E poi no, comunque mi sono sempre piaciute le armi, quindi qualcosa me lo sono studiato. Ma mi sono sempre rifiutato di imparare i calibri perché non mi interessava. Cioè, se vedo un proiettile più o meno ti so dire che calibro è, ma se mi chiedi tipo che calibro ha un'arma, non lo so perché non me ne è mai fregato nulla. Se io parlo, gioco male. Quindi, giochiamo male. Perché non posso stare zitto. Ecco appunto. Ma credo di stare pure coperto. Olè. Fa danni anche questa, ma comunque si notano tanto. I proiettili che leggermente curvano. Alla faccia, è diventata un'arma bella. Sì, rotola quanto vuoi. Ah, ecco dove era, mi dico nascosto. No, perché se... Ok, te sei morto. Il ladro stavolta da dietro non mi piglia. Già, il nome giusto è l'M1 Thompson, creata sul fine della prima guerra mondiale, usata poi in attivo nella seconda guerra mondiale. Esatto. Una delle tante armi della... Si può definire serie M1? Non so il termine tecnico, non me lo ricordo. Perché, nel senso, quelle di cui fanno parte anche l'M1 Garand, lo Springfield era un della serie M1, se non sbaglio. Sconto nei negozi Yellow Chamber, questa si prende subito. Ci abbiamo 3 di curso ora, però la Yellow Chamber sono 2 cuori e possibilità di un nemico... Non so cosa faccia. L'ho letteralmente ottenuto la scorsa live, io non so cosa faccia. Beh... L'effetto! Me lo vado un attimino a cercare, perché non so come si chiama l'oggetto. Aspetta. Perché non ne ho la più pallida idea. Ok, Ring of the... Resourceful... Allora, vediamo l'effettino che ha. Se il ratto prende... Ok, prende un'arma. Ok, se lui prende un'arma... è la versione ultimata perché corre da 50 e non da 20 e dal giunta del clip frontale. Il clip frontale credo ce l'avessero anche le prime, le Thompson più avanti venne aggiunto nella seconda guerra mondiale. Il caricatore no, è la particolarità della Tommy. Questo è. Guarda che mi devo far mangiare perché quello è stronzo.
Poi ti ha ucciso. Comunque i grip sono abbastanza sicuro ce l'avessero anche alcune verso la fine che l'hanno prodotte. Dove sto andando già al boss? No. Comunque, l'anello del ratto mi fa in modo che se il... L'avevo visto. Ah, mi spara. Se il ratto mi ruba un'arma da per terra, mi lascia un'arma di stessa qualità. Di stessa qualità. E rarità. Che non è la stessa cosa. A quanto pare. No. Ora. No, uno l'ha parato uguale, anche se aveva finito di fare l'animazione, non ho mai capito perché. No. No. Ora l'ho preso. Ok, la forgia, quante chiavi? No, ne prendo una sola perché mi manca una chest che è qua sotto. Allora. Com'è che io con ste armi... No, non è vero, ce l'ho un'arma che fa una marea di danni. Sì, sì, mi vedo arrivare dei proiettili, direi che c'è un nemico. No. Meno male. Questi nemici giocano di prevision. E quindi sparano dove tu stai andando, non dove vai. Quindi se fai una curvettina molto veloce alla fine, mi freghi. Ho ucciso l'alleato, mi sono buttato. Non me l'avevo vista. Sì, ma non fai nulla. Allora no, te quanto sei messa a colpi 500? Allora riprendiamo colpi sul fucile dell'impero. Credo sia qua a sto punto. Ah, uno maledetto. Questo è il problema di avere la... Di aver preso la camera gialla dalla tizia che ti dà una pulse se compri da lei. Un solo oggetto mi ha fatto guadagnare 3 di curse, che non è che sia proprio il massimo. Ah ah ah. No, 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 ok. Lo riprendiamo su quest'arma. E qua c'è la chest. No, quanto grande. Credevo fosse finito. Ho trovato il boss. Gli occhi, Luca. Dove li hai gli occhi? Ho finito la caccia, grazie. Nemmeno so cosa stavo cacciando. La caccia è un NPC che tipo ti dice: uccidi 50 di questo nemico qua. E alla fine, l'ultima caccia che completi, cioè ogni caccia ti sblocca un'arma, l'ultima ti sblocca un'arma che one shot a tutto. Che arma di merda. L'arma che avvelena, come ne faccio? Qui c'è una stanza, completiamola subito, ormai usiamo la Tommy Gun. Thompson Submachine Gun. Che in realtà fai quei danni. Ok. Tommy. Allora, ha senso prendere una chiave? No, cos'altro vendi? Armi, armi, armi. No, vendi questo però. Non mi puoi dare te il... Esatto, non mi puoi dare il proiettile. E può uccidere il... Una stringona, sì. Una stringona che sputa un getto di veleno. Allora. Stai buonino lì. Quindi, tanto tieni. E poi andiamo. Si parte a spararti il mondo. Ah, no, credo ho dovuto usarlo perché sennò... Tipo in realtà non dovevo usarlo perché non... Comunque c'ho il... Giusto, glieli rimando indietro gli proiettili. Sai quanti proiettili ti tornano indietro ora? Aspetta che... Ok. No, solo due in realtà. Mi aspettavo molti di più. Qui c'è un'apertura. Ok, prima fase fatta. Ora c'è la seconda.
Con questi oggetti in realtà è abbastanza una merda. Non ho. Cioè, vabbè, gli rimando indietro i proiettili, quindi tecnicamente faccio una strada, ma serve a poco o nulla in realtà. Ora in canna c'ho la sfera. Ci arrivo, ok. Qua. Spara, ricarica. Muori. E ora si va dal Lich King. E questo sarà un palo in culo. Allora, qui non ho trovato la stanza segreta intanto, lo so, però sinceramente non me ne frega nulla ormai. Gli oggetti ce li ho. Ce l'ho il tipo. Sì. Probabilmente è lì in realtà, perché non è che può spawnare in molti posti. Qua. Ah no, ecco qui. Eh sì, tanto non ho il blanket. Cioè, lo devo smettere. Sto andando ad andare a prendere le stanze segrete che non posso prendere. Tra l'altro, vedete una piccola cosa, se rompete questo, vi dà il questo. Spawn il ratto su quell'oggettino lì. No? No. Voglio far vedere a cosa serve il. Ok, a cosa serve l'anello del ratto. Sì, che non sta spawnando il ratto, però aspetta, lo faccio nel prossimo piano. Tormentato una mano. Comunque, l'unica cosa che ci può effettivamente servire trovare in questo piano qua è una stanza segreta che contiene un Muncher, quelli che ti mangia le armi, che richiede 10 armi nel corso di più run, però che ti che ti sblocca un oggetto una volta che gliele dai tutte. E ora che ho tante armi che probabilmente non userò, mi farebbe molto comodo. Allora, andiamo a vedere se questo ci ha cambiato arma. Sì, con un'arma che non userò uguale, però dai, l'idea ci sta. Allora, qui no, comunque. Qui appena trovo il boss ci si infila subito, perché non posso trovare stanze del tesoro, nulla. Poi 45 non ce la faccio a finire la run completamente, sfortunatamente. Perché te non sei morto? Ok. Qualcosa mi ha colpito, non lo so. Qui non è perché mi riporta all'inizio, quindi difficilmente lo è. Meno strade faccio, con più vita arrivo al boss. E non credo di aver mai fatto vedere il boss segreto finale. Tecnicamente è il boss finale, però allo stesso tempo è un boss segreto, perché non lo devi fare per arrivarci, devi fare dei passaggi. Devi uccidere il passato di almeno un. No, devi uccidere il passato di 4 Gungeonier. Non me lo ricordo più. Mi pare di 4, che sarebbero i 4 principali, ma se non sbaglio possono essere sostituiti anche dagli altri. Uccidiamo questo coso perché alla fine è l'unico che spara. No, anche questa si sta rivelando abbastanza utile. No, dov'è? Ok. C'è uno di questi, io questi li odio. Perché i proiettili ti inseguono poi.
La stampella si sta rivelando molto utile. Proiettili, munizioni. Quanti ne hai te? Che tanto userò te contro il. Cioè, dici che sei veramente l'arma più utile. Te non so perché ti stia ancora tenendo. In effetti dovevo dare te al ladro. Quindi, al ratto. Altre munizie che buttiamo. No, stavolta su di te, così la posso usare. Credo di averlo già detto. Non è morto il nemico. Armato, ogni tanto succede. È un. Praticamente è un bug con il. Il movimento del nemico. Cioè, semplicemente il nemico esce dai tentacoli per un movimento. O tipo non viene stunnato, così. Però alla fine gli sviluppatori l'hanno lasciato perché l'hanno tipo considerato un easter egg. Può capitare a volte. Visto tardi che avevo fuoco. Avevo rollato però. Vabbè, ho preso più danni che altro. Per questo è un casino sta zona. Che io posso avere tutti i fuochi che vuoi. Comunque ne perdo una marea. Ci sono gli stronzi che evocano per morire, tutti e due. Le cose lì mi evocano gli scheletri d'oro se riescono a portare a compimento il rituale, una chest. Che però rompo perché. Dammi Sir Junkin. No. E qua c'è la stanza con l'ipotetico Muncher rosso. Oddio, ho preso danni. Vabbè, un po' inutile spararla. Dirò, i proiettili che trapassano sono molto utili. Ma sono tornato. Sì. Allora. Ok. Un attimino che qua. E ho preso danno da quello. Da quello sciarmato. Questa cosa mi fa incavolare. I nemici. Comunque alleati. Ti fanno danno. Prendi i proiettili qui, tra l'altro. Usiamo questa. Tanto non è che serva molto. Andare avanti all'infinito. Ma in realtà l'unica cosa che devo fare. Chiave! L'ho rotto il baule. Perché non mi aspettavo me la droppassero. Ah, c'è uno di questi. Ok. Munizioni per questa allora, che così la usiamo. Sì, stai tornando indietro. Ah, sì, lì prima. Sto tardi, peccato. Ah, considerando che ci ho preso. Era un attimo. E palle quel nemico alleato lì. Ok, altro chest. Che oggetto orribile. Aumenta la cool. No, non è vero, questo faceva qualcosa di strano. Che cosa brutta. Come non ho preso danni? Non lo so, non voglio saperlo. Muori, 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 muori. Proiettili indietro. Non sei morto? Ok, allora sei morto. 3 bivi? Vado in quello più lontano dallo spawn. Che idea brutta, vero? No, volevo rimandarmi indietro questo. L'ho mancato sempre. Sì, infatti. Vabbè, è vero che c'avete la vita anche voi. Molto ridotta rispetto ai. Troppo, parliamo. Vabbè. Volevo rimandare indietro i proiettili che mi servivano. Invece sono rollato dentro un nemico. In realtà c'erano dei cavoli che potevo usare. Però non ci sono abituato a fare i cavoli. No? Dov'è? Allora, fagliela attaccare qui e poi la differenza. No, non la rompo. Sì, ma è stato. No, invece la rompo perché mi hai fatto arrabbiare.
fosse Sir Junkin, che è la spazzaturina familiar che si potenzia per ogni spazzatura che hai. No, sei l'unico alleato. Sì, poi il problema di sta zona sono anche le munizioni, perché, cioè, pian piano le sto finendo. No, c'è quello che evoca là in fondo. Niente, l'ha evocato, mi sento. Ora, ti devo uccidere. Ok, te torni teschio e se no. Ciao, Abbone! Allora, uccidiamo lui. Non si fa un'angolazione. Ho preso tutte le strade sbagliate possibili e immaginabili. E ho perso tutti i cuori possibili e immaginabili anche. No! La lapide! Che tanto rimbalzano come vogliono loro. Questo l'ho schivato. Non ho potenziato l'arma, non l'ho ripotenziata di nuovo. Ok. Guardate il gioco del canale. oggi sì, oggi ho streamato sempre io. Perché gli altri corgi sono. Hanno messo la foto su Instagrammo. Si sono trovati tutti. Tutti qui, cerchio e dado. Ho finito i colpi. Perché questa? Ti spingo giù. Ok. Di là, avanti. Ok. Il boss. Ok. Allora, datemi l'arma di Half-Life e andiamo. Il despadone. Non volevo sperare che questa era. Sì, va bene. Giusto, no? No? È proprio equa la cosa. Questo coso ha tre fasi. Ho perso metà vita contro la prima. Ah, ho rollato in faccia a lui. Come lo batto? Wow. No, questo non mi aveva preso, però ora è il gioco. Prima fase. Già oggi il calvo di metallare e la farmacista erano nello stesso luogo. E andiamo giù. Eccolo. Dai. Niente. E finisce così. Oh, cavolo, avevo anche degli oggetti buoni. Ho perso troppa vita nella prima fase. No, non avevo degli oggetti buoni, ma non avevo un'arma da boss in realtà. Quello è stato il mio più grande problema. Ora torniamo un attimo alla breccia, perché ho finito la caccia. Io prima. Quindi prendiamoci. Il fatto che manca il personaggio che non riesco a sbloccare. Andiamo a prenderci la caccia. E cosa devo uccidere ora? No, il boss. Oh, il boss, le quattro statue, quelle che ho affrontato oggi. E cosa ho sbloccato? No. Cosa mi hai dato? Makeshift Cannon. Ok. Chi ti manca? Di personaggio intendi? Non mi ricordo il nome. Però sarebbe il Lich, il boss che mi ha ucciso prima che entrasse nel dungeon. No, non me lo ricordo.
E lui è tipo devastante perché ha la pistola che fa un danno. No, fa più o meno lo stesso danno, ma ha un caricatore enorme. Quindi comunque puoi sparare molto. E poi quando finisci il caricatore lanci l'arma stannando. E poi l'oggetto passivo, che è la cosa abbastanza OP, è un oggetto che per ogni arma che raccogli ti può triggerare da una a tutte le sinergie di quell'arma. Quindi, ogni arma è un'altra arma praticamente, perché ci sono sinergie che cambiano completamente le armi. Poi magari più un po' vi porterò anche queste sfide. Ora, questa l'ho fatta perché è inutile. Io non mi ricordo cosa tu. Ah no, le Rainbow Chest. Ok, questa è carina. Lei ti dà un'arma che ogni volta che ricarichi cambi l'arma. E lui è la modalità challenge che ogni volta ti dà. Ogni stanza ha delle challenge diverse. Loro sarebbero i vari venditori da cui compri le armi, ma li ho finiti tutti, se non sbaglio. Non posso entrare? Davvero? Non posso con il. Dammi un altro. Sì, cambiamo carattere. Ok, no, con il proiettile non posso entrare, non so perché. Che altro costume avevo? Ah, ok, no, fa abbastanza schifo. Il migliore costume alternativo del gioco è quello del proiettile, non è che c'è molto da dire. Comunque, questa run è durata praticamente un'ora. 55 minuti a essere precisi, sono morto giusto. Spero vi sia piaciuta questa live. Intanto lo riporterò in Telegram perché a me piace un casino. Ci si vede domani con Mase, perché io non ci sarò. Ve lo anticipo già ora, l'orario della live non è sicuro. Quindi state dietro a Telegram perché potrebbe venire, o Instagram anche, perché potrebbe venire anticipata. Cioè, è sempre bello, sì, è sempre bello. Io non so scrivere Instagram, è un problema. Ok, Instagram e Telegram. E poi passate anche da YouTubolo per rivedere questa live e tante altre. Ciao!